esempio, comunque il plugin WP Touch è un plugin che si installa automaticamente, poi ammette anche tutta una serie di personalizzazioni molto interessanti, a cominciare dalla lista delle pagine che uno vuol far vedere attraverso il proprio menu principale. Sostanzialmente è una versione semplificata del sito, ma che ne fa guadagnare di molto la navigazione su dispositivi piccoli. È anche molto carina, peraltro, la visualizzazione soprattutto degli articoli e delle notizie. Però uno può anche scegliere una pagina d'avvio apposita soltanto per la versione mobile, che automaticamente viene intercettata dagli smartphone. Che quindi possono scegliere, si può scegliere, appunto chi possiede questi dispositivi, se visualizzare il sito nella sua, diciamo, completezza, oppure in quella versione semplificata per mobile che vi consente di leggere più facilmente le varie notizie, soprattutto la lettura dell'articolo singolo è molto semplificata. Sì, però il discorso con l'iPad ha un display sufficientemente grande da non giustificarne tanto l'uso. Quello che invece, dove invece si apprezza maggiormente la versione semplificata sono sui display fino ai 4 pollici, diciamo. Dopo, secondo me, tanto vale utilizzare quella completa. Poi, cosa che abbiamo visto come ultimo, per quello delle sottopagine, abbiamo visto che è automatico, molto utile. Poi il terzo plugin qual era? Guarda, vado a vederlo un attimo. Beh no, sicuramente me lo ricordate voi. Quella per la gestione delle immagini e poi il widget logica che era il quarto. Ecco, per la gestione delle immagini mi sembra che anche qui qualcuno l'abbia già gestito e utilizzato, vero? È molto potente quell'estensione consente anche di etichettare le immagini per favorirne poi una riorganizzazione e classificazione. Invece il quarto, che si chiama Widget Logic, anch'esso è un plugin molto semplice ma molto performante, consente di far visualizzare dei contenuti soltanto in determinate pagine. Rispondendo ad alcune corsiste avete visto anche il funzionamento, bisogna mettere una righina di codice in fondo che specifica in quali pagine mostrare un dato contenuto, con una sintassi di questo tipo. Ad esempio, se in una pagina si scrive is underscore page e poi tra parentesi tonda aperte e chiuso si mette, compresa tra apici singoli, il nome della pagina. In realtà il nome della pagina sarebbe quello che poi deducete dal cosiddetto permalink, ad esempio docenti, e poi l'abbreviazione, per così dire, della pagina. In questo caso un contenuto appare soltanto nella pagina docenti. Se uno vuole che appaia soltanto nella pagina docenti e nella pagina, poniamo, studenti, l'OR, che come connettivo logico, è con quella barra verticale che è chiamata anche Pies, doppia barra verticale, or is page, poniamo, parentesi tonda, studenti, apice, chiusa. Ecco, in questo caso il contenuto appare soltanto in queste due pagine. Quel contenuto qua, uno qualsiasi, potrebbe anche essere una frase, un testo. Quali sono i plugin che per il momento abbiamo tralasciato, ma potrebbero interessarvi? Ma uno potrebbe essere quello per gestire delle aree riservate in abbinamento con un altro plugin che estende quelli che sono i ruoli degli autori del blog, cioè di quelle persone o del sito che sono in pratica accreditate a scrivere, in pratica gli utenti registrati. Il primo si chiama Members, che è quello che consente di aggiungere, dei ruoli, proprio dei profili
oltre a quelli di default in automatico dato dal programma. Ad esempio, uno potrebbe mettere il profilo docente e iscrivere i docenti della scuola secondo questo profilo, secondo questo ruolo meglio. Allora a questo punto, quando uno si accredita nel sito, avrà la possibilità di accedere a tutte e solo quelle pagine che sono abilitate alla vista docenti. E quindi in pratica tutte quelle che sono pubbliche più qualcun altro che vedono soltanto quelle che hanno questo tipo di ruolo. In questo modo semplice ma abbastanza funzionale, si creano delle viste apposite per determinati profili di visitatori. Ecco, poi ci sono i plugin per amministrare il sito, ad esempio per fare ogni tanto delle copie di backup. Voi sapete che uno dei problemi principali di un po' tutti i CMS è la loro attaccabilità. A differenza dei siti statici, che sono meno attaccabili, i siti dinamici, che sono quelli che poi utilizzano i database, che sono fatti con un linguaggio particolare, ad esempio PHP con database MySQL, hanno a volte dei rischi in più, no? Che sono legati o a un numero esagerato di connessioni, allora il server non tiene, ma questo non è ovviamente un problema di attacco al sito, ma di richieste che non sono supportate, no, dal nostro contratto, per così dire, no, o dal tipo di banda che ci è stata assegnata. Ma questo non capita assolutamente in siti scolastici, capita in siti di amministrazioni molto più grosse. E allora lì bisogna appunto intervenire con, diciamo, un potenziamento dell'infrastruttura. Oppure gli altri possono essere degli attacchi un pochettino malevoli, cosiddetti, no? Tipo i cosiddetti malware o altro, che attaccano sia i CMS e sia anche, sfruttano alcune vulnerabilità dei servizi di hosting. Ad esempio, a volte è capitato anche con Aruba e con altri. E in questo caso è opportuno, no, per proteggersi da questo, perlomeno per minimizzare i danni, che sono, ripeto, assolutamente possibili, avere delle copie di backup settimanali, se non addirittura si dice quotidiane, incrementali. Vuol dire che ogni giorno viene fatto un backup e quello del giorno sostituisce quello del giorno prima e rimangono fisse le settimane. Cioè l'ultima settimana è il giorno immediatamente precedente, per fare un esempio. E questo, ad esempio, in alcuni contratti vengono già dati o in automatico a seconda di quello che uno spende, oppure vengono pagati a parte, ma con cifre abbastanza basse. Ma indipendentemente da questo, è comunque sempre opportuno fare ogni tanto dei backup che si possono fare anche attraverso l'uso di appositi plugin di WordPress. Ad esempio, uno degli ultimi che ho utilizzato, si chiama Portable PHP MyAdmin, che consente di esportare in un file che si chiama SQL tutte le tabelle del vostro, diciamo, del vostro sito. In pratica sono due backup che si fanno, solitamente uno è del database e uno invece sono dei file che voi vedete attraverso il cosiddetto FTP. Quando voi avrete finito il sito, sarebbe bello se poi qualcuno di voi, ecco, mi ho dimenticato di mostrarvi il codice, mi era rimasto qua, al termine di questo corso volesse anche riutilizzare il lavoro proprio per la creazione o del sito della scuola o di un sito per i fatti propri, beh, allora si potrà migrare il tutto. La migrazione avviene attraverso appunto passaggi simili a quello quando si fanno le copie di backup. Si tratterà di fare una copia di backup del database che però andrà poi rinominata attraverso un cerca e sostituisce aggiornandola alla nuova posizione del sito. E poi, accanto a questo, si tratterà anche di fare una copia attraverso l'FTP di tutto il sito e di WordPress, magari lo installate da altre parti. È una cosa che ho fatto abbastanza spesso con delle scuole e ha finora sempre funzionato. Direi che la decina di volte che l'ho fatto, più o meno, poi si è sempre risolto il problema. E in quanto tempo? Grosso modo un'ora e mezza, a dir tanto. E quindi a questo punto uno poi può proseguire nel lavoro negli spazi, magari del proprio sito scolastico o altro ancora. Ecco, ora io direi,
al termine, no, del nostro percorso, poi chi vorrà riutilizzare il proprio sito ovviamente lo potrà migrare nello spazio poi definitivo proprio. E sarebbe un bel risultato, no? Adesso anche contenti, no? Perché vuol dire che ha portato frutto ed è, diciamo, avuto come conseguenza una realizzazione concreta. Sono operazioni abbastanza veloci, anche se vanno guidate inizialmente. Vi piace WordPress? Vi trovate bene con questo CMS? Sono un po' di parte, perché come si usa dire, uno poi si affeziona agli strumenti che usa, delle scuole che un po' seguo insieme ad altri miei amici colleghi, c'è chi usa WordPress, chi usa Drupal, chi usa Joomla, chi usa Plone e altri ancora, anche altri prodotti, ma io le chiedo a volte qual è il migliore, ma insomma sono tutti belli, il migliore è quello che a te piace di più, tu ti trovi meglio. Poi succede che molto spesso quando uno poi inizia con uno ne scopre pian piano le sue caratteristiche, si rimane affascinati e poi dopo uno va avanti con quello. E alla fine si dice io non lo cambierei con nessuno. Però penso che la stessa cosa potrebbero dire altri colleghi che ne usano altri. Per cui è sempre di parte, secondo me, la risposta qual è il migliore. Anche uno che poi li usa un po' tutti darà sempre, tenderà a dare una risposta in base a fattori che sono fortemente soggettivi. E nelle sezioni dedicate al blog degli insegnanti, come si può fare? Si possono fare in tanti modi. Un modo che io non ho mai sperimentato, ma si può fare, però mi vedo un po' dubbioso, è creare il cosiddetto multisito. Dalla versione 3.0 in avanti, WordPress, nel suo cuore, diciamo, nella sua installazione base, consente la creazione del cosiddetto sito, multisito, cioè si può creare attraverso una piccola variante di codice un'unica installazione di WordPress con tanti siti gemelli figli che sono, diciamo, riconoscibili con un cosiddetto dominio di terzo livello. Non so, se uno ha www.miascuola.it può diventare www. Non so, prof.emilio.miascuola.it, professoressa Sofia.miascuola.it, eccetera, con un'unica installazione e con una gestione centralizzata di alcuni elementi, ma anche con però temi diversi. L'installazione WordPress è unica, ma i temi che uno utilizza li può gestire in modo autonomo. Io, cioè, molto interessante, una volta in un corso che ho seguito avevamo anche provato, però c'è un po' di limiti a livello di amministrazione, di autonomia, e poi mi viene in mente anche un po' il rischio che se poi ci sono problemi in uno li hanno poi tutti, fondamentalmente. Io non so se dico una cosa giusta, cioè conosco abbastanza bene WordPress, ma non sono un grande esperto, eh. Sicuramente ci sono tante persone che lo conoscono molto meglio di me, anche a livello di codice o altro, e lo spingono a fare delle cose molto più complicate rispetto a quello che sto mostrando a voi. Ma tendenzialmente io riesco a fare N installazioni. Tenendo conto che WordPress è molto leggero, di per sé l'installazione base sono 11 tabelle che sono molto molto di meno rispetto a quelle anche di altri CMS affermati, allora io direi creiamo la cartella del blog degli insegnanti o se, di genitori, quello che vogliamo, e magari creiamo per loro non un sito fotocopia del nostro, ma un blog vero e proprio. Allora a questo punto ci preoccupiamo meno di mettere un sito, di fare un sito tipo quello che stiamo vedendo noi adesso, che capite è una forte personalizzazione di WordPress. Nativamente molte delle cose che noi abbiamo fatto non si sarebbe potuto realizzare, ma noi partiamo da un modello preformato che è stato realizzato appositamente per un uso di WordPress come sito portale più che come blog. Cioè qui si privilegia una, diciamo, una vasta modalità di intendere la comunicazione web. Nel blog invece fondamentalmente è una comunicazione fatta su articoli e commenti.
No? Tanto è vero che le pagine sono limitate numericamente nei blog che siete abituati a vedere, no? Ma invece da padrone li fanno appunto gli articoli che si susseguono di volta in volta. E allora, ritornando alla domanda di Sofia, immaginerei un sito istituzionale con tutte le sue caratteristiche. Se lo ritenete anche tipo il modello che vi ho dato, che ovviamente è assolutamente liberamente utilizzabile e riutilizzabile, non a caso in Creative Commons con licenza dell'utilizzo totale. E magari invece i siti, i blog con diciamo struttura più semplice, cioè da blog, cercando magari dei temi che possono piacere, possono essere più o meno accattivanti, che trovate magari in rete. Il vincolo maggiore sull'accessibilità o altro che noi cerchiamo di perseguire è più sul sito istituzionale. C'è in realtà anche nei cosiddetti siti tematici, guardando la normativa, però bisogna anche usare il buon senso quando si fanno le cose, per cui preoccupiamoci del sito istituzionale che si annorma a tutto il resto, i blog lasciamoli liberi un po' ai docenti di esprimersi, tenendo conto certamente delle regole fondamentali di accessibilità che sono regole poi di civiltà. E io direi di sì, potreste, vabbè, mi spiace parlare di un fornitore di hosting, ma viene facile perché è un esempio, però abbiamo un altro che è quello che ci ha messo a disposizione Valerio, no? Valerio usa Ergonet e noi qua di siti ne abbiamo aperti più di 25, no? Per realizzare un po' per realizzare appunto diciamo, gli ambienti per il corso. Lo spazio è limitato, per cui si possono fare, evidentemente si possono utilizzare più database. L'altro che citavo, che è molto utilizzato, che è Aruba, ne ha 5, poi ne ho parlato non bene, quindi adesso faccio un po' un contrappeso, dicendo una cosa positiva, ne ha un tre con prezzo molto basso nei 5. Tieni conto però che nello stesso database possono convivere anche più installazioni di WordPress, perché al lato dell'installazione di WordPress ti chiede il cosiddetto prefisso da mettere alle tabelle. Allora se tu ad esempio ne vuoi mettere tre installazioni di WordPress sullo stesso database, una avrà il prefisso WP, che è quello classico di WordPress. L'altro magari lo chiami WP1, WP2, WP3. Ovviamente non ne metterei un numero esagerato anche per gestire più facilmente il tutto, anche nei momenti in cui si fanno i backup individuali o altro, insomma evitare che magari ci siano dei pasticci. Però poi docenti magari non tanto attrezzati, direi cioè più che amministra, gestisci il sito. Secondo me l'amministratore è bene che siano una o due persone nella scuola, magari anche qualcuno in più, però non tutti coloro che gestiscono che siano amministratori, se no ci si espone a qualche rischio di sicurezza in più. E poi l'optimum, tornando al sito scolastico, è quello di creare una vera redazione, cioè che non ci sia soltanto la persona sola che si sobbarca il tutto, ma trovare un gruppo di docenti, no? 3-4, e l'altra vera scommessa, un gruppo di persone che lavorano in segreteria. Molto importante, alla luce anche di quello che vedremo nel prossimo modulo, c'è cioè la parte cosiddetta più amministrativa, normativa, dove le competenze delle persone che sono in segreteria diventano decisive. E quindi, se si riesce a contare o su un bravo di SGA oppure su due o tre persone che lavorano in segreteria che abbiano, magari guidate dal DSGA per l'aspetto normativo, ma che abbiano così predisposizione, desiderio o anche diciamo sollecitazione da parte della scuola stessa ad occuparsi sul sito, quel sito mi sembra importante, anche perché sapete che le scuole, come pubblica amministrazione, non possono non avere il sito scolastico, lo dice l'articolo 53 del codice dell'amministrazione digitale. Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare via web e la forte digitalizzazione che è richiesta a tutte le pubbliche amministrazioni va in questa direzione e anzi diventa anche un elemento per conservare quel pizzico di autonomia che viene data sempre molto a livello di parole, ma che insomma non sempre il centro
attribuisce con grande piacere, per cui insomma, la conquista probabilmente è stata la generale autonomia, non è ancora completata, ma io credo che sia opportuno che le scuole comunichino in prima persona con l'esterno e non delighino il tutto a un ente centrale, anche perché se è vero che la comunicazione attraverso il web diventa l'elemento fondamentale di interazione col cittadino, e sarebbe secondo me poco coerente centralizzarla. Come c'è il rischio, prima o poi, che capiti questo, credo, perché poi il buon senso, io credo che poi governi anche in chi magari ha bisogno, non so, a livelli ministeriali o altro, di trovare spazi per idee più o meno sagge. Ecco, e ci sono altre domande, se no possiamo magari introdurre un po' quelli che sono i contenuti del prossimo modulo. Non avrò tantissimo materiale perché è un materiale già pronto, no? Non è un materiale che va spiegato, e ho, diciamo, delle, tra virgolette, buone pratiche da mostrare, in particolare uno di un lavoro fatto da una scuola in provincia di Parma, che è di Cicorniglio, sui cosiddetti contenuti minimi. Sono domande? Prima una cosa che potrei dirmi è un po' qual era il senso del motivo per cui sono dicendo utilitario, e rispondergli nella mailing list che io seguo sui siti a un dibattito che si era aperto con un DSGA molto, molto bravo, molto capace e molto, diciamo, appassionato, che predilige in maniera, direi, molto forte tutto questo aspetto di applicazione molto ligia della normativa sul codice della normazione digitale con tutto quello che ne consegue, no? In realtà è da anni che esistono delle norme su pubblicazioni a norma dei siti della pubblica amministrazione, e le scuole sono pubblica amministrazione, quindi sono tenute a seguire quelle che sono queste indicazioni normative. Queste indicazioni normative fino a 3-4 anni fa si limitavano alla legge sull'accessibilità, cioè ogni pubblica amministrazione deve pubblicare sul web dei contenuti che non creino barriere all'accesso. E per sostenere questa scelta, oppure questa indicazione, è uscita la cosiddetta legge Stanca del 2004, che seguita poi da un regolamento attuativo e dai cosiddetti 22 e poi 21 requisiti, dicevano in maniera molto precisa cos'erano le cose che si potevano e che non si potevano fare. Questo a vari livelli, sia a livello magari di gestione dell'immagine, che è quello che può sembrare più semplice, ma c'erano anche il primo requisito che era sul codice, e si diceva che la definizione del documento, si chiama DTD, dei siti, dovesse essere tipo, si diceva un nome, si chiama strict, valido, cioè senza errori. E per fare questo, appunto, all'inizio si faceva un po' di fatica perché ognuno faceva i siti un po' a mano, un po' per conto proprio, e bisognava leggersi magari dei manuali per capire come si dovevano scrivere le cose. Poi fortunatamente con i CMS invece fanno tutto loro, e c'è da dire che a livello internazionale, no, dove queste norme sono comunque seguite da varie nazioni, anche se con accenti diversi rispetto alla legge italiana, c'è un consorzio, si chiama V3C, che nel 99, poi 2 anni fa, ha, diciamo, pubblicato delle linee guida sui contenuti accessibili che appunto favoriscono la pubblicità di questa informazione. E allora i CMS si sono adeguati e nel tempo hanno prodotto dei codici sempre migliori. Tanto che, per dire, WordPress piuttosto che Drupal, Joomla con qualche fatica in più, ma anche Joomla, Plone o altro, producono già dell'ottimo codice, come si usa dire. E quindi ci sono da fare delle poche migliorie per sistemare quello che è da sistemare, ma sono veramente poche cose. Poi, naturalmente, ci sono gli aiuti. Ad esempio, abbiamo visto noi con WordPress, no? Quel plugin, il Tiny Image Advanced, vi consente di gestire meglio i contenuti accessibili. Però adesso io non parlo di accessibilità perché abbiamo già parlato. Per dire, questa è una delle leggi di riferimento. Poi negli ultimi anni,
è stato riscritto il nuovo codice di navigazione digitale, ci sono venute tutta una serie di indicazioni aggiuntive e sono uscite in particolare due linee guida. Una del 2010, replicata nel 2011, che è linea guida per i siti web della pubblica amministrazione, che raccolgono tutto l'impianto normativo vigente e lo, diciamo, inquadrano rispetto alla pubblicazione dei siti della pubblica amministrazione. E poi nel 2011 sono uscite anche le vademecum, più che linee guida, per la pubblicazione del cosiddetto albo pretorio online. Fondamentalmente, quindi due, oltre all'accessibilità, sono i riferimenti. Andando proprio ai soldoni, uno segue la legge fondamentalmente della trasparenza e quindi impone, anche se il termine è un po' pesante e anche il numero è pesante, 45 contenuti minimi obbligatori e c'è una tabella che poi vi mostrerò che indica un po' esattamente le cose che non ci possono non essere in un sito della pubblica amministrazione, e poi la cosiddetta pubblicità legale, che sarebbe stato fino a 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, l'albo cartaceo, che è diventato albo online obbligatorio dal 1 gennaio 2011, essendo che una volta era l'albo cartaceo, va messo integralmente sul web. Nel senso che l'albo cartaceo diventa opzionale, ma l'albo online diventa obbligatorio. Detto questo, però, come fare? E secondo me lì il confine ancora una volta è il buon senso. La discussione che ho avuto precedentemente con il mio amico di SGA è che lui fa una lettura che dal mio punto di vista ovviamente è più realista del re, come si usa dire, cioè parola per parola, anzi andando anche oltre secondo me l'intenzione del legislatore. Io non sono in quella posizione. Io ritengo che bisogna considerare che il compito principale della scuola è fare scuola e quindi non è quello di dare, diciamo, atti amministrativi al cittadino, fornire atti amministrativi al cittadino. C'è anche questo aspetto in quanto pubblica amministrazione e si cerca di fare, di arrivare a questo con criterio nel modo migliore possibile, senza eccessive levate di scudi e utilizzando, come vi ho detto, il buon senso, che è fatta di indicazioni di pubblicazione e di aiuti alla pubblicazione. Per questo io vi mostrerei adesso quello che ha realizzato, secondo me, il miglior esempio che abbiamo noi su WordPress, che è quello dell'IC Corniglio, di Corniglio in provincia di Parma. Vediamo se riusciamo a mostrarlo. Allora, io vengo qua un attimo, cerco di girarmi giusto. Aspettate, che qua ho fatto un po' un pasticcio. Vado di qua. Eccomi qua, dovrei essere a posto. Ecco qua che la vedo bene. Dunque, vediamo se mi ricordo bene l'indirizzo: www.icorniglio.gov.it. Ecco, tra la selva di indicazioni normative ce n'è un altro, che è quella del dominio.gov, che è questa direttiva 8 del 2009, quindi datata, una cosa che vi consiglio fortemente di fare, anche perché sinceramente io lo ritengo anche giusto che la scuola si presenti all'esterno come un ente statale, quindi non è, diciamo, un'opera di qualche appassionato, perché uno si può anche intestare un nome qualsiasi, ma è, come dire, certificato che quella è veramente la scuola dove tu stai lavorando come ente pubblico. Ecco, allora vediamo un po', adesso poi nel materiale vi darò una scheda più ragionata e meglio fatta. Quali sono i contenuti obbligatori che noi andremo a meno che vi consiglio di inserire? Allora, guardiamo qua la home, questo qua, trasparenza, valutazione e merito.
Ci andremo dopo, il collega l'ha messo lì come una voce del menu superiore, uno può metterlo qua, uno può anche metterlo qua con quel logo trasparenza, valutazione e merito che magari risalta più all'occhio, però di fatto ci deve essere qua un link a una sezione particolare dove ci sono delle cose che vedremo. Quindi andiamo dall'alto in basso. Uno, la sezione trasparenza, valutazione e merito. Due, scendendo in giù alcune cose che abbiamo messo in testata, eh? E tenete conto che la posizione è la posizione che è in sintonia con quel fascicolo sui contenuti minimi obbligatori. Ci deve essere la PEC, che qua vedete, immediatamente riconoscibile in modo molto visibile in testata. Poi ci devono essere le circolari, che non so, che sono anch'esse atti amministrativi, ma sono atti amministrativi di, diciamo, più ordinaria amministrazione, sono quelli in cui magari il dirigente avvisa di un dato evento, l'uscita teatrale, piuttosto che l'incontro con i genitori quando viene un esperto. Sono in pratica la vita quotidiana della scuola, che a differenza di come invece interpreta un po' il mio DS Jack, mi sono messo questa in visione importiva, sono il cuore pulsante poi del sito scolastico, perché sono poi di fatto le cose che esprimono la vita di tutti i giorni ed è bene comunicarle in modo trasparente a chiunque, no? Una cosa che succede a scuola, la vita della scuola come un racconto che si sviluppa attraverso o le notizie o le circolari. Peraltro, anche questo, come vedremo, è contenuto minimo. Poi abbiamo cosiddetta albo online, l'addizione corretta sarebbe albo pretorio, cosiddetta pubblicità legale. Anche questo è un capitolo a parte, come la trasparenza. Lì ci vanno gli atti, quelli di tipo, diciamo, quelli più pesanti, gli atti amministrativi, uno direbbe veri e propri, che sono quelli che una volta venivano apposti sull'albo cartaceo. Anche qui, no, c'è tutta una normativa in evoluzione, per cui non stiamo a prendere troppo alle lettere le cose, sono cose che sono in questo modo adesso, poi tra 15 giorni cambieranno. È appena uscita una informativa da parte, mi sembra, del garante della privacy, che ad esempio dice che i dati personali non possono essere lì nell'albo più di 15 giorni, quindi è una casistica enorme, usiamo il buon senso per cominciare a capire cosa metterci e come metterci. Poi dopo cosa abbiamo? Come contenuti obbligatori minimi, la segreteria, con gli orari, deve essere una voce all'interno della home page del sito. Noi, diciamo, in maniera per uniformarci proprio lì all'indicazione, si chiamerebbe URP. Tenete conto che il legislatore quasi mai, quando parla di pubblica amministrazione, ha in mente la scuola, o forse dimentica di fare un capitolo apposito della scuola, che si deve adeguare a volte un linguaggio che non gli è proprio. Comunque l'ufficio relazioni con il pubblico è diciamo, l'URP, e allora noi abbiamo avvicinato il nome segreteria URP, perché mettere solo URP effettivamente ci avrebbe portato a essere non comprensibili con le persone a cui ci rivolgiamo. Poi abbiamo una parte, ancora qua, sulla destra, cosiddetta amministrazione digitale. Lì che cosa c'è? Lì c'è, in pratica, di là di una sezione che spiega cosa è l'amministrazione digitale, queste quattro cose che devono essere direttamente reperibili dall'home page. Sono i concorsi, questi sono i bandi, le gare, gli eventuali servizi online che la scuola mette a disposizione dei cittadini e i bilanci. Questo qui finalmente è una cosa di trasparenza utile. Bilanci preventivi e consuntivi non soltanto vanno discussi in consiglio di istituto, ma per una, secondo me, giusta attenzione di trasparenza vanno anche pubblicati perché sono atti pubblici. Ma vicende di questi giorni, tra l'altro, ci dicono come è importante pubblicare bilanci, cose di questo tipo. Prima di andare nelle aree che ci mancano, trasparenza e albo online, vediamo note legali, elementi di privacy, anche queste sono descritte come contenuti minimi. Ecco, cosa fare? Qui tranquillamente, ripeto, anche lì Webmaster di Corniglio fa parte del nostro gruppo di lavoro, che ripeto è aperto a tutti, non c'è assolutamente nessuna barriera neanche territoriale, e condivide, facendone parte a pieno titolo, il nostro modo di lavorare, per cui potete tranquillamente prendere spunto.
e anche ricopiare, adattandole un po' alla vostra scuola, anche i testi riferiti a noto legale e a privacy. Ecco, poi andiamo a vedere che cosa c'è nella sezione trasparenza, valutazione e merito. E qua, qui non vediamo in grandissimo, vediamo se possiamo ingrandire ancora un pochettino, non si vede tanto bene, però ripeto, io ho fatto uno screenshot di questa pagina cerchiando un po' le varie parti e poi mettendo a disposizione un documento esplicativo e c'è tutto e questi enormità di contenuti richiesti. Alcuni, qui il collega li ha messi tutti, anche quelli che non c'entrano con la scuola. Angelo, che ha fatto questo bel lavoro, oltre ad essere una persona che tra l'altro fa un blog strepitoso, che si chiama vitadaprof.wordpress.com, molto ironico, li ha messi tutti e ha specificato che ad esempio alcune di queste voci non c'entrano con la scuola e quindi rimarrebbero vuote. Altre invece ovviamente sono importanti. Ad esempio la modulistica, che lui poi divide in modulistica per i docenti, gli ATO o altro. Tenete conto che la norma dice che ogni modulo che la scuola chiede di far compilare deve essere scaricabile presente sul web. Cioè l'amministrazione non può chiedere moduli che non siano pubblicati. Quindi anche questa è una cosa che è importante ricordare. La carta di qualità dei servizi, l'organigramma. Ecco, l'organigramma, secondo questa lettura, ma con qualche elemento di discutibilità, magari troppo ragionieristica o forse troppo logica d'organizzazione quasi ad albero dei contenuti, l'organigramma viene a essere inserito dentro un'altra sezione. Questo ovviamente lo rende meno visibile. Allora, giustamente Angelo non solo lo mette qua, ma lo mette anche qua, nella colonna di sinistra, immediatamente visibile dall'home page, nel contenuto qua principale sulla sinistra. Allora, la stessa pagina dell'organigramma si accede sia come voce interna della scuola che come sottovoce di trasparenza, valutazione e merito, così come chiede la normativa. L'organigramma anche sono cose obbligatorie. Poi c'è il discorso dei procedimenti, ci sono le poste, gli indirizzi di posta elettronica istituzionali, si ripete la posta elettronica certificata che per la scuola è solitamente una sola, e poi ci sono dati relativi al personale, alcune cose non ci riguardano, c'è il discorso dei dirigenti, il link alla retribuzione del dirigente scolastico che è presente nel Ministero, basta farci il link, basta avere la voce linkando poi l'apposita pagina del Ministero, il curriculum vitae del dirigente e poi ci sono altre voci che noi come gruppettino di lavoro abbiamo interpretato a uso della scuola. Ad esempio quando si parla di curriculum delle persone che hanno dei ruoli particolari nella pubblica amministrazione, noi abbiamo pensato, è giusto metterlo anche sulle funzioni strumentali. Io su questo sono molto d'accordo perché in questo caso non è un'operazione, non so come dire, di facciata o di plastificazione dell'amministrazione, no? Quasi come fosse una cosa fredda e invece poco umana. Ma secondo me è giusto, insomma, nel momento in cui si danno degli incarichi che sono soggetti a un pur debole riconoscimento economico, è corretto che vengano dati non per amicizia o conoscenza, ma secondo criteri, di cui il curriculum è uno, ovviamente non è l'unico, perché ci sono magari tante altre cose che possono incidere, però lo si dice, lo si spiega, un bravo dirigente credo che non debba aver paura a raccontare criteri di scelta o di, non so come dire, attribuzione di ruoli, secondo appunto quello che chiede la normativa. Domanda di Sofia, poi dopo riprendiamo. Una domanda un po' polemica con la mia segreteria, ma mi interessa davvero il tuo parere. I moduli della mia scuola, così come i documenti che ho preparato, sono orribili, non strutturati, eccetera. Vale la pena inserire da subito, così come sono, puoi sistemarlo piano piano oppure evitare? Sofia, come tu hai detto, io sono d'accordo con te, sarebbe meglio, l'optimum è averli ben fatti e subito disponibili. Però, se vogliamo seguire la norma, e su questo secondo me dobbiamo, è peggio non metterli. Per cui io, anche se sono orribili, lì c'è proprio la norma che dice che i moduli, che in pratica la pubblica amministrazione non può richiedere la compilazione di moduli se non li ha pubblicati. Quindi se uno vuol protestare, per così dire, e non li avete messi sul sito,
può farlo, poi magari nessuno lo fa o è fine esagerato, no? Fare una cosa di questo tipo, però l'indicazione ovviamente è prima di tutto di metterli. E di metterli dove per accessibili si intendono che non siano dei PDF immagini, cioè perlomeno siano leggibili. Poi se sono ben fatti e strutturati, meglio ancora. Poi, adesso qui è scritto un po' piccolino, vediamo se riusciamo a leggere. Dati relativi al personale, alcune cose c'entrano e altre no. Retribuzione ai dirigenti, c'è il link al sito del Ministero, la stessa cosa per assenze e presenze, le scuole, le segreterie danno mensilmente. Sono obbligati a dare un report sulle percentuali di presenza e assenza del personale e allora lì basta fare il link. Il codice disciplinare va messo e la contrattazione nazionale è un link, le premialità non ci sono. Dati relativi incarichi e consulenze, anche queste andrebbero messe. Ad esempio questo qua, io sapete, lavoro lì in un ufficio scolastico, è una delle cose che il Ministero, ancora di più con l'ultimo, che è più fortemente interessato al discorso trasparenza, tutti gli uffici scolastici regionali hanno avuto l'obbligo di pubblicare entro il 31 dicembre e recuperare il 2010, entro il 30 aprile di questo mese anche il 2011 rispetto a tutte le consulenze e gli incarichi attribuiti sia a personale interno che esterno. Poi c'è l'annosa questione se lì va messa anche formazione o no, ma siccome in questo caso, come ho detto prima, io sono più per una trasparenza di sostanza che di forma, io ritengo che vadano messi i discorsi legati anche alle attività di formazione che uno fa, perché è rendicontazione di denaro pubblico. Il mio pensiero è questo, adesso c'entra poco il mio pensiero, comunque già che ci sono. Lo dico, mi interessa poco sapere sinceramente quant'è lo stipendio tabellare di quel dato dirigente o quell'altro. Interessa di più sapere come sono spesi i soldi che l'amministrazione ha. E quindi, secondo me, è giusto che si sappia. Insomma, ci sono queste piccole innovazioni, secondo me, vanno fatte proprio considerando la trasparenza, dico magari una parola forse un po' abusata e esagerata, ma come bene comune, come bene pubblico. Proprio il non sapere quello che fa il vicino per poi dire tu hai avuto un euro in più, un euro in meno, ma rendicontazione del denaro speso, secondo me, soprattutto nel nostro caso italiano. È quasi obbligatorio, no? Visto quanti cattivi esempi ci sono, eh. Quindi questo è un po' un aspetto che, ripeto, viene interpretato in modo diverso da diverse amministrazioni, però perché no? Perché non metterlo? Poi i dati sulla gestione economica finanziaria, i contratti integrativi, quelli vanno messi, quelli sottoscritti con le RSU, ci sono i pagamenti, non so cosa sia. Volevo fare il link, il clic qua a vedere cosa ha messo il buon angelo. Non so, facciamo un esempio su un clic qualsiasi. No, questo infatti, vedete, quello è gestione dei pagamenti. Siamo andati, questo qui è vuoto perché probabilmente non è. Con la scuola non ha ancora messo il dato, insomma. Ecco, quello funziona così, no? Voi fate un click, non so, Modulist che avete visto prima, piuttosto che, non so, posta elettronica istituzionale, e il collega cosa ha messo? Ha messo il richiamo normativo e poi ha messo il quadro riferito alla propria scuola, no? Dice, inizio, posta elettronica, personale, seguono la regola, nome, cognome, adesso qui poteva anche mettere forse l'elenco dei docenti, comunque. Vabbè, se l'è cavata in questo modo. Poi volevo vedere quello lì sulla. Ve lo troverete. Quella quel quadro che lui ha fatto sulle persone che sono funzione strumentale. Vediamo un po' dove potrebbe essere. Qui dirigenti o no? Ecco, forse dirigenti e titolari posizioni organizzative. Ecco, quella è una pagina molto interessante che lui ha messo, no? Perché questa è un'interpretazione, ovviamente, o perlomeno una ricalibrazione della richiesta normativa a livello di scuola. E lì nome e cognome, incarico, collaboratore, collaboratrice, collaboratrice, è ancora da completare, ha messo soltanto il suo, per dire un po' come poi.
Siamo con noi, no? Magari ci facciamo carico di tante cose e poi mettiamo solo i nostri, ma in questo caso perché magari altri non hanno piacere di metterlo, non è certo una forma di esibizione, anzi Angelo è una persona estremamente modesta come modo di porsi, pur essendo una persona in gambissima. Ecco, quindi nome, incarico, curriculum. Ecco, quindi questo è un po' quello che noi adesso potremmo fare, no? Che cosa mettere? Mettere la voce, metterla qua, poi oppure mettendo il login, no? Che potete mettere tranquillamente in home page, se volete mettere soltanto in home page potete utilizzare Widget Logic e poi inserire come sottopagine tutti questi oppure quelli di cui voi avete attualmente diciamo, degli elementi, oppure, ancora più saggio, potrebbero essere quelli che vanno bene per la scuola, togliendo quelli che non c'entrano. Qui su una, non so, una trentina, una ventina vanno bene per la scuola, o forse anche di più, 6 o 7 non c'entrano nulla. Ad esempio, retribuzione curriculum per incarichi politici nella scuola non esiste. E lui poi ha giustificato il motivo, se uno vuole lo mette con quella frase, se no evita del tutto. Quindi ricapitolando, la sezione trasparenza, note legali privacy che già abbiamo messo, basta copiarli, le comunicazioni ordinarie, la PEC in home page, la modulistica e l'organigramma che appaiono in due parti, o come settori di trasparenza o come voci immediatamente raggiungibili perché sono voci importanti, la segreteria con gli orari e poi l'albo. L'albo, adesso non so se Angela ha già messo l'ultimo plugin, lui attualmente se l'è cavata in questo modo, in attesa del plugin per WordPress che gestisca il tutto in modo automatico, ha fatto una cosa che ci è stata anche consigliata da persone che sono esperte in materia, e cominciare a categorizzare le cose che vanno in albo secondo la categoria albo. E quindi lui ecco che le ha già inserite attraverso quell'automatismo. Non seguono le regole di pubblicazione all'albo online del Vademecum, per fare questo occorre utilizzare i plugin. Quale plugin in particolare? Su quello vi lascerò poi a voi esercitarvi utilizzando la guida dell'autore, è nuovissimo, l'abbiamo proprio per WordPress, diciamo, diffuso e mostrato per la prima volta il 30 marzo. Allora, se noi andiamo su google.it, scriviamo WordPress albo online, anche senza plugin immagino, eccolo qua, WordPress albo pretorio online, ce ne sono due, questo qua di Ignazio Scimone è quello che noi utilizziamo perché è molto più semplice rispetto a quell'altro e anche più garantito dal punto di vista del fatto che non sia a pagamento, perché l'altro certo è gratis ma poi chiedono soldi per le consulenze, è molto più complesso, è sviluppato da una società. Uno clicca qua e si trova di fronte appunto alla possibilità di scaricarselo. Per come utilizzarlo si può fare riferimento al sito che poi vi metterò a disposizione, ma dovremmo trovarlo, vediamo dove, forse in installazione, clicchiamo qua su installazione, eccolo qua, il sito del collega che è www.sisviluppo.info. Dove trovate spiegazioni sul suo uso. Eccolo qua, guida veloce e qua potete scaricarvi anche il manuale completo. Oltre a questo avete la possibilità di rimetterlo online a breve, attualmente sono raggiungibile nel canale Porte Aperte sul web di YouTube. La presentazione di Ignazio che ha fatto nel corso della giornata aperta. La metterò poi a disposizione nello spazio social che si chiama www.scuolacooperativa.net/wp3-social. E in pratica sono 3 o 4 o 5 filmati di 10 minuti,
che sono state messe su YouTube e che guidano un po' l'utilizzo dell'albo secondo la spiegazione di Ignazio. Ecco, questo è un po', diciamo, l'argomento, che quindi è un argomento forse meno avvincente rispetto ai precedenti, ma tutto sommato interessante, e mi sembra che ci possa anche non spaventare, proprio perché, insomma, si tratta ormai di materiale pronto, ecco. Io avrei terminato questa esposizione. Cioè, io devo dire la verità su questo, l'ho provato un paio di giorni prima, giusto per vedere un po' come funzionasse, in occasione dell'incontro, e ho visto che funzionava. In realtà l'avevo provato la settimana prima, c'era da fare qualche piccolo ritocco, e ci siamo confrontati con Ignazio e lui prontamente ha sistemato quelle due o tre cose. Adesso mi sembra semplice e funzionante. Ah, hai già visto il video di Ignazio sul canale Porte Aperte? Ecco, sì, l'albo è proprio, diciamo, nuovo di zecca, diciamo. I video, allora, andiamo a vedere un po' dove trovate queste risorse, che ripeto, devo ancora metterlo in WP3. Permetto un attimo di mettere questo luogo dove deposito un bel po' di materiale. Adesso tra l'altro abbiamo aperto anche gli spazi per Joomla e per Drupal. E qui ci sono delle specie di piccoli video riferite alla presentazione del tema di Porte Aperte sul web, ma funziona per chi non l'ha mai utilizzato, quindi voi siete ampiamente più avanti, ma volevo dimostrare, non so se sono riuscito, che in 40 minuti, non dico che si fa il sito della scuola, ma si imposta già a grosso modo le cose fondamentali, no? Ho mostrato come si fanno i menu verticali, laterali, e come si configura l'event calendar, poco di più. Invece e lì metterò, sempre su questo sito, metterò poi a disposizione, adesso qua non lo vedo bene, caspita, come l'altra volta. Forse devo allontanarmi un pochettino, vediamo se adesso è meglio. Ecco, adesso lo vedo giusto, metterò qua sopra a disposizione direttamente il contenuto YouTube. Anche questo, tra l'altro, come vedete, è una cosa che si fa abbastanza semplicemente con WordPress, è l'implementazione di cosiddetti elementi Web 2.0. E adesso andiamo a vedere invece, ecco, questo ovviamente essendo non mio, non è un contenuto che posso mettere dentro Anitel, ma ci linkiamo. Qua, plugin Albo Pretorio, e canale di Porte Aperte solo sarebbe www.youtube.com/user/porte aperte sul web, e se no da Google basta fare YouTube Porte Aperte sul web e si arriva subito. Ecco qua che ci sono i 5 canali, un canale, i 5 video, primo piano il buon Ignazio. Adesso lì c'è tutta la sequenza dell'installazione, della prova. Lui è in locale, all'inizio non funzionava, poi ha dovuto mettersi online e poi l'ha scaricato, però vi posso assicurare che poi funziona. Una cosa che mi viene in mente sul video, però sapete, sarebbero tante, poi le cose si possono vedere insieme, è che ho trovato un magnifico sito per fare le sottotitolazioni, diciamo, collaborative di video. Ed è una cosa molto interessante, anche molto divertente, secondo me, anche da fare in classe, no? Cominciare a utilizzare i video come risorsa didattica, insieme con gli studenti, abituare a risentirsi, ma anche a digitare ciò, cioè quello che è stato il parlato, al di là del significato legato all'accessibilità completa, che permette così di fruire attraverso più canali sensoriali di uno stesso contenuto, ma è interessante proprio come esperimento. E tra l'altro quello è anche un esperimento che si può condurre a livello collaborativo, cioè si apre, per dire, il canale in questo sito che si chiama, ve lo mostro, non mi sembra che l'avrò mai fatto vedere perché mi sembra molto carino, Universal Subtitles, e poi non mi ricordo cosa sia, .com o .org. Non so, proviamo.com, era.org, quindi è giusto. Qua c'è minimo anche in varie tipi, varie lingue. Qua potete scegliere inglese, italiano, altro. Qua poi ci sono delle introduzioni,
E la cosa bella è che poi quando uno magari si iscrive qua, proprio come se fosse una sottotitolazione, ripeto, collaborativa, ad esempio così, di scuola, allora insieme si può sottotitolarlo, lo fa un pezzo, lo fa un altro, è molto carino, insomma. Ed è bello perché poi sono dei meccanismi che ti aiutano, no? Di 4 secondi, 4 secondi, tu vedi il video che va avanti e poi hai a disposizione una casella di testo per mettere in pratica il testo, la parte testuale, con il colore e il riquadro che cambia, e quando diventa rosso vuol dire che hai scritto troppo. Dai l'invio e così inizi all'altra etichetta di sottotitolazione. Ecco. E poi c'è proprio la sincronizzazione che è fatta semplicemente solo col tasto cursore in basso, e poi a questo punto si produce un file di un dato formato e si viene a essere collegato con la risorsa YouTube. Ecco, un'altra, diciamo, espressione, se vogliamo, dell'accessibilità ad uso didattico che poi diventa. Mica quella parolaccia, no? Accessibilità che sembra qualcosa, purtroppo perché è stata mal spiegata all'inizio, no? Limite, vincolo, ma diventa veramente risorsa, opportunità, cosa interessante da fare anche in classe. Bene, io avrei concluso, se non ci sono altre domande, e domani conto di mettere, vi dico la verità, quei pochi materiali che sono poi il link al sito di Angelo, un paio di articoli. Uno scritto da lui, uno un paio di documenti condivisi, il link all'albo pretorio di Ignazio e poi la consegna, sempre con diciamo una ventina di giorni almeno di tempo, è quello di implementare queste diciamo sezioni legate al codice di notazione digitale sui vostri siti. Con link e con pagine complete per quelle che si possono fare se uno ha tempo o modo di avere già i dati. Certo, poi dopo se quel materiale viene più semplice, però vi posso assicurare che poi avendo un modello di qualcosa di già fatto è molto più facile. Grazie a voi e ricordiamoci poi di segnalare la presenza. E vi saluto, dico solo una cosa, sul 31 marzo scadeva il tempo di consegna del primo compito, quello sul documento ben formato, e ho trovato dei compiti fatti veramente bene dalle 14 persone che l'hanno consegnato. Grazie a voi a tutti e a risentirci presto.